Un'altra grande bufera giudiziaria rischia di travolgere il nostro territorio e di fare eco ovviamente anche a livello nazionale, ma al centro carcere di Biella. Dopo i furbetti del vaccino, ora i furbetti dei tamponi. La figura più compromessa in questo momento è quella del direttore del carcere, che vediamo alle nostre spalle, Tullia Ardito, 55 anni, un'esperienza già maturata e insomma in procinto di trasferirsi in un altro grande penitenziario. Era suo il compito di vigilare che non venissero effettuati tamponi se non ai detenuti, insomma tamponi quindi non ai detenuti ma a figli, amici, parenti delle guardie carcerarie. Ad essere gravemente compromessi appunto tutti coloro che lavoravano all'interno della struttura, compresi un cuoco, alcuni dipendenti amministrativi e un paio di sanitari che soprattutto in orario notturno, quindi dove destavano ovviamente meno attenzione, portavano figli, anche minori, parenti, amici a eseguire il tampone. Quindi gratuitamente, senza attese e senza la possibilità di verificare effettivamente l'ingresso all'interno del carcere. Infatti nei registri non risulta assolutamente nessun ingresso. Il record sarebbe in capo a Luca Cerbara, che addirittura avrebbe fatto 18 tamponi in diversi mesi per poter accedere ad una palestra. E ancora la moglie del comandante Trinchero, che insomma ne avrebbe fatti un paio. Sono davvero molte le figure compromesse, a questo punto la Procura ovviamente ha preso in carico la questione, indaga da diverso tempo, ieri hanno sfilato al terzo piano del Palazzo di Giustizia biellese tutte le persone indagate, il numero insomma è ancora variabile, si parla almeno di una cinquantina di indagati. Nell'ambito dell'inchiesta sono stati sentiti anche i referenti sanitari che insomma si occupano del distretto, il direttore Barbara Bragante, direzione della farmacia ospedaliera, ovviamente estranei alla questione. Ora la posizione più compromessa, ripetiamo, è quella del direttore Tullia Ardito, che aveva il compito di vigilare che tale comportamento non venisse attuato. I tamponi erano per i detenuti e non per i figli, amici, parenti delle guardie. Questa notizia è stata pubblicata con dovizia di particolari dal giornale La Stampa, redazione di Biella, firma Zola. Dovizia di particolari, pare che ieri mattina, mentre sfilavano i vari indagati nell'ufficio del procuratore capo Teresa Angela Camelio, un paio di battute siano sfuggite per così far capire qual era l'umore. Da carcerieri a carcerati effettivamente il passo è breve. Seguiremo insomma eventuali sviluppi di questa ennesima inchiesta giudiziaria legata al Covid.